Bocherola a tutte voi carissime, e ci lanciamo. Allora, oggi volevo, se notate, oggi c'è veramente un'altra Sara. Ieri ero io doppia, oggi c'era veramente un'altra Sara, che è la mia carissima amica. Guardate chi è. Allora, questo è suo figlio. Allora, suo figlio, questo piccolo zaddik, piccolo grande, che conosco da anni, vero tesoro? Lo vedete lì perché c'ha la tosse, amore mio, aveva la febbre e adesso guarirà completamente, che ci segue adesso col fumage. Però, ok, allora io a questo Ci sono punto, anche io. Ciao Sara, scusa che non riesco a eccoci, parlare. la mamma ovviamente, c'è la mamma, noi ci fa vedere il figlio, ma c'è la mamma. Ecco, la mia carissima amica Sara con suo carissimo amico. Marito e figli, Shitiu Brim, Kulchem, Schuta Shiur, Schuta Torah Yamot, Mishpachat Shunak, Le Dorotea, Amenti Nirazzon. Allora, siamo a pagina di questo Humash. Chole ma il Humash, questo qua, amore. Allora, del Humash di Moise Levi. Allora, mi lancio subito sul Humash. Stiamo a pagina perché poi faremo la Yom Yom perché è un attimino più complesso. Allora, siamo alla quarta chiamata, pagina 141. Ok, sempre di Parashat Vayishlach, dunque capitolo 33, Pasuk 6, dunque Lamed Gimel Vav, di Chumash Bereshit, Lamed Gimel Vav, 33, 6, pagina 141. Adesso mi fa ridere perché si è messo, no, la copertina, che sembra un Kisui Rosh. Tesoro. Ok, allora, abbiamo oggi, nella quarta chiamata, di oggi. Dunque riprendiamo. Ah, interessante, volevo anche dirvi, e grazie Esther, perché Esther, devo trovare il foglietto, sono presa tutti gli appunti. Allora, ieri ero a Nom e sapete lì che ci sono queste Gmarot, Shott e Shten, che sono spiegate benissimo, e sono andata alla Gmarà e mi sono rivista, no, perché parlavamo ieri che il sole che si è fermato. E allora Esther riportava appunto la Gemara, perché chi ha, infatti anche mia mamma fa, mia mamma sa tantissima Gemara perché mio papà ogni volta li studiava, poi li raccontava, no? Tutti gli aneddoti ci sono della Gemara. Allora io ieri me lo sono andata a rivedere, questo, aspettate che ho messo il foglietto. Eccolo qua. No, avevo anche un altro libro. Ok, allora, siamo nella Gemara, appunto, e si discute, dunque, 2 minuti. Ciao, Yohai, ciao, amore! Si discute, allora, abbiamo detto che per Yaakov Avinu il sole aveva prima tramontato, prima del tempo, e poi dopo, no? Dopo il tempo. E ovviamente Yoshua anche. E poi abbiamo anche, allora, Yaakov era per la refuah, per la guarigione, e abbiamo anche Achischiau Anavi, 10 ore di più è rimasto il sole nel giorno che si è curato. Allora, e abbiamo anche Nakdimon Ben Gurion, appunto nel Masechet Tanit. Adesso ascoltate la Gemara tesori, voi che siete maschi, almeno ci giustificate lo studio della Gemara. Allora, così è scritto che tutti hanno fatto l'aliyah, la Regel, sapete che i tre regalim, per Pesach, Shavuot e Sukkot, si andava, si faceva l'aliyah, la Regel, si andava a Yerushalayim, no? E arrivano a Yerushalayim e non c'era acqua, non c'era abbastanza acqua, non c'era pioggia, e insomma era una situazione molto drammatica. Al che Nakdimon, che era uno dei più grandi ricchi, diciamo, della generazione, è andato da un ebreo e gli ha chiesto che gli prestasse 12 fonti d'acqua per tutti questi che stanno salendo a Gerusalemme e hanno bisogno di bere, insomma. E ha promesso di poi ripagare o di ridare queste fonti d'acqua in un certo giorno, entro un certo giorno, o se no avrebbe ripagato il valore di questi ettolitri d'acqua che avrebbe poi preso da queste fonti. E cosa è successo?
quando è arrivato il giorno prefissato, però non c'era, non è caduta la pioggia, e questo uomo ha detto: mi devi ridare o l'acqua come abbiamo come da contratto, o ripagarmi. Dice: no, guarda, ancora c'è tempo, non è ancora caduta la notte e aspettiamo un attimo. E dice: tutto l'anno non è scesa la pioggia e tu proprio in queste poche ore che rimangono, cioè tu speri insomma in sto miracolo. Cosa fa Nakdimon? Entra nel Beit HaMikdash, si avvolge, no, col tallit, si mette a pregare, a supplicare a Hashem, e gli dice: Hashem, tu lo sai che io non l'ho fatto per me, per il mio onore, ma l'ho fatto per il tuo onore, l'ho fatto per te. Esce dal Beit HaMikdash e ecco che scende la pioggia. E queste 12 fonti d'acqua si riempiono fino a sgorgare, no? Anche molto più di quello che aveva chiesto, che aveva preso. Cosa succede però? Che quest'uomo che gli aveva venduto queste fonti gli ha detto: sì, un attimo, ma l'acqua e la pioggia è scesa dopo la schiaccia, cioè non era più, non è considerato nella giornata, perché ormai la giornata era conclusa. Cosa fa Nakdimon? Rientra nel Beit HaMikdash, riprega di nuovo con tutta la Kavanah, e questa seconda preghiera, cosa dice nella seconda preghiera? Dice: Hashem, fai sapere che hai degli amati nel tuo mondo, cioè mostra il tuo amore verso il popolo ebraico. E quando esce dal Beit HaMikdash, le nuvole, quelle nuvole che avevano portato la pioggia, si spostano, e ecco che Zarcha Achama, come è scritto appunto nella Gemara, e questa e dice: ecco, dunque c'era questa luce, tu, tipo come la giornata non fosse finita, e dunque non doveva poi più ripagare, come abbiamo detto, come voleva lui, perché diceva: no, la giornata era finita, e in realtà ci ha fatto sì che appunto la giornata durasse di più. E poi c'è tutta una discussione anche nella Gemara più avanti, da dove vediamo che anche da Moshe Rabbeinu andà Hamà, e vabbè, è tutta una discussione avanti molto interessante. Sono presa gli appunti, però siccome abbiamo anche una shiur da fare di Kumash, mi fermo qua. Un gara molto interessante, e grazie per avercelo ricordato ieri, e ieri infatti ho fatto i compiti. Detto ciò, ecco, così avete anche la storia della Gemara su Nakdimon Ben Gurion, a proposito, che noi Ma scusa, conosciamo. ma la tua amica Sara è di Natania? No, è di Genova. Lei e suo No, marito sono perché assomiglia tanto a un bambino che viene sempre al tempio da noi, No, che... no, no, loro Milano. E se vanno in Israele vanno di solito a Jerusalem. Ecco, c'è il Sosia, c'avete il Sosia, tesori tzadikim. Allora, tutti a pagina 141, capitolo 33, Pasuk 6. Ci siete? Sì, ci siamo. Ok. Allora, io voglio sentire, Sholem, mi puoi leggere il primo passo in italiano? E poi Sholem ce lo può leggere anche in ebraico. Però devi togliere il muto, tesoro. Via la mamma di toglierti il muto. Ah, tu hai un Bereshit normale. Ah, ok, non hai quello con la traduzione. Ti ho chiesto alla mamma di darti questo qua, ma si vede che non ce l'aveva a portata di mano. Ok, allora, poi proverai a leggerci tu in ebraico. Allora, chi abbiamo? A Rachel oggi non può leggere. Ok. Vai allora René, comincia oggi René, ok? Poi io continuo. Le serve si avvicinarono, loro e i loro figli, e si inchinarono. Si avvicinò anche Lea insieme ai suoi figli e si inchinarono. E dopo si avvicinò Giuseppe, che precedeva Rachele, per impedire che Esau notasse la sua bellezza, e si inchinarono. Dunque, come abbiamo visto ieri, e la Sì. differenza tra Jacob e Esav, che Jacob mette in prima linea le persone a cui, non posso dire ci tiene di meno, ma diciamo sì, ecco, meno importanti, o insomma, mettiamola così. E infatti, allora, prima lui sì, come abbiamo visto ieri, e Yochai l'altro giorno mi ha fatto il mimo dei sette inchini che Jacob fa a Esav, poi
dopo si abbracciano e abbiamo visto ieri se questo abbraccio fosse sincero o meno, secondo appunto le interpretazioni, e poi arriviamo alla fase del serve i loro figli, Lea e i loro figli, e Rachel e suo figlio Yosef, perché nel frattempo ne ha solo uno, che precede appunto la mamma. Adesso però Sholem ci può leggere il Pasuk e noi leggiamo dopo di te. Dunque, Perek Lamed Gimel, Pasuk Vav Revi. Togli il muto, amore. Sai togliere il muto? Ecco, bravissimo. Curiamoci. Allora, aspetta, devi leggere parola per parola e noi ripetiamo dopo di te. Vatigashna. Vatigashna, noi ripetiamo. Shefachot. Henna. Veyaldehen. Batishtachavena. È in terza, sei in terza, vero? Terza elementare. Quarta. Quarta, pardon, scusate. Bravissimo. Vai, Sholem, in quarta. Allora, Vatigash Gamle Avi, la dea, e poi tu leggi, Sholem, io leggo ad alta voce, poi tutte leggono a bassa voce con me, ok? Dunque, continua a leggere con noi. Vatigash Gamle Avi, la dea, va ishtachavu, ve achar, nigash Yosef, rachel, ve ishtachavu. Dunque abbiamo questa, questo ancora, questi inchini, no? Dunque non solo di Jacob, come abbiamo detto, ma anche delle serve, i loro figli, di Lea e loro figli. Allora, come abbiamo... Ah, chi è Francesca? Francesca? Ah, eccoti, wow. Eccoti, volevo vedere che non ci sei. T'ho pure sognata stanotte, va? Oh, wow! Ti racconto, bellissimo sogno con i tuoi figli, con tuo marito, belle cose, Bezrat Hashem. Allora, abbiamo... dunque stavo appunto dicendo Francesca che le serve e i loro figli si prostrano, si inchinano a Esav, poi Lea e i suoi figli si inchinano e poi Yosef e Rachel. Dunque vediamo che tutte le madri si fanno avanti prima dei loro figli e invece nel caso di Rachel appunto Yosef a farsi avanti, come ci precisa Rashi, pensando mia madre è molto bella, per paura che quel rascià le metta gli occhi addosso, le starò davanti e la sottrarrò ai suoi malvagi sguardi. Per questo Yosef, come vi avevo accennato l'altro giorno, meritò la benedizione racchiusa appunto nelle parole appunto, davanti all'occhio. E andiamo un secondo a Bereshit, capitolo 49, 22, dunque molto più avanti, dove appunto Yosef meritò l'eminente posizione che raggiunse in Egitto, no? Vice faraone d'Egitto, perché si erse in tutta la sua statura al fine di nascondere la madre dall'occhio di Esav. Dunque andate a capitolo 49, 22, 49 sono Memtet, Perek Memtet, Pasuk Chavbet, di Chumash, sempre ovviamente di Chumash Bereshit, 49, 22, vi dico anche la pagina chi ci sta seguendo nel libro di Moise Levi, un attimo che mi sia incollata, eccola qua. Allora, pagina 215. Allora, arriviamo alle, siamo nell'ultima parasha di Chumash Bereshit, dove Yaakov Avinu dà le brachot, dunque elargisce queste brachot prima di morire ai propri figli, uno a uno, e arrivando alle brachot di Yosef, cosa vediamo? Yosef è un figlio pieno di grazia, un figlio la cui grazia si propaga all'occhio di chi lo guarda. Per ammirarlo, le ragazze egiziane si arrampicavano sulle mura. E poi i suoi fratelli lo amareggiarono, lo contrastarono, usando la lingua come esperti arcieri, lo presero di mira con accanimento. Malgrado ciò, il suo arco, rappresentante il suo potere, rimase saldamente intatto e grazie al potente di Yaakov, un anello d'oro fu posto sul suo dito, dunque diventò vice faraone d'Egitto
e da lì si elevò e divenne come un pastore la rocca di sostegno per la famiglia di Israele. E poi continua appunto con tutte le benedizioni che vediamo. Dunque, però soprattutto, ci soffermiamo sul primo pasuk, dove un figlio la cui grazia si propaga all'occhio di chi lo guarda, dunque viene anche protetto proprio dalla Inara. E vediamolo in ebraico, come sicuramente ce l'ha il pasuk. No, Sole, non lo trovo. Non l'hai trovato. Mem tet havet, molto più avanti. Vabbè, fa niente tesoro, te lo leggiamo noi. Ben porat Yosef, ben porat Alea. L'hai trovato? Havet. Pasuk havet, perek mem tet. No, so già nun qua. Allora indietro. Comunque, adesso l'abbiamo visto, era giusto per vedere. Non trovo Memtet. Cos'è che non trovi? Memtet Hafbet. Sara, ma tu hai il Humash di Moise Levi? So che tu ce l'hai a casa. Sì, devo trovarlo, aspetta. Credo che nella libreria di tuo marito, vicino a dove si siede. Lo so io dov'è. Era lì l'altra volta, mi ricordo, poi non so se l'ha spostato. Così almeno gli do la pagina e va direttamente alla pagina. So io dove nasce. Ok, torniamo al nostro pasuk. Io sono solo a Shiv'i. Sì, ma questo era prima. Comunque adesso torna tesoro, torna alla parasha di Vaishlach, capitolo 33, Lamed Gimel Pasuk Chet. Lamed Gimel Chet. Allora, vai ancora René. Dunque, Esav disse... Allora, Esav disse, quale intenzione hai con tutto questo accampamento che ho incontrato? Giacobbe rispose, per trovare favore agli occhi del mio signore. Esav... Allora, cosa vediamo qua? Un attimo, cosa vediamo? Yaakov che rimanda tutti questi doni che, come abbiamo visto l'altro giorno, che di enorme valore proprio perché tra cammelli e asini e tutto quello che gli ha mandato, doni veramente di grande valore e dunque non solo numerosi ma anche di valore, dunque qualità e quantità e qualità in questo caso. Poi c'è queste, lui che si inchina, i suoi figli che si inchinano, al che Sav reagisce, gli dice: cos'è per te tutta questa sfera che ho incontrato? Allora dice, per trovare grazia agli occhi del mio padrone e del mio signore. Allora abbiamo, nel senso, cosa intendi fare, no? Nel senso letterale. E quando parla di schiera, dice Rashi, si riferisce a coloro che portavano il dono. Questo secondo la spiegazione di Rashi semplice, no? Secondo il Chan. Secondo il Midrash Agada invece, Esav incontrò delle compagnie di angeli. E queste compagnie spinsero da parte lui e i suoi uomini, al che Esav a queste compagnie di angeli disse, a chi appartenete voi? E queste risposero a Esav. Allora, e allora gli angeli dissero, colpite, colpite. E però gli altri, gli angeli, però cosa rispondono? No, un attimo, lasciate stare Esav che è figlio di Yitzhak. E comunque gli angeli non fanno caso. Allora giunsero, è figlio di Abraham e anche qui non fanno caso. Alla fine dicono è fratello di Yaakov. E solo lì gli angeli dissero se è così siete dei nostri. E questo riportato nel Midrash Bereshit Rabba, anche nel Midrash Tanhuma, dove identifica queste schiere incontrate da Esav con le schiere degli angeli incontrate, se vi ricordate, da Yaakov, che aveva inviato all'inizio come messaggeri. Allora, e infatti Yaakov non sapeva quanti miracoli, quanti prodigi HaKadosh Baruch Hu aveva compiuto per lui. E non lo seppe che al mattino, quando Esav, suo fratello appunto, venne a dirgli «Cos'è per te tutta questa schiera che ho incontrato?» Dunque qui in realtà li rivela. Dunque non ha scritto questa schiera, ciao carissima Rossella, questa schiera che ho veduto, che ho visto, ma questa schiera che ho incontrato. Infatti che pagash, incontrare, a volte ha un significato ostile, ma dunque
nel senso ostile, cosa volevano da me, perché mi volevano colpire. E allora qui Yaakov svela e riscopre altri miracoli che Hashem gli ha fatto per proteggerlo, in risposta alle preghiere che lui aveva fatto all'inizio, se vi ricordate. Vai 9-10 ancora, René, poi riprendo. Esau disse: io ho tanto più del necessario, fratello mio. Ora riconosco che è tuo quello che hai ricevuto in benedizione. Giacobbe disse: ti prego, non dire che rifiuti il regalo. Se è vero che ho trovato favore a tuoi occhi e quindi che mi hai perdonato, devi accettare la mia offerta dalle mie mani come segno della mia gratitudine, ma dovresti farlo anche per timore, perché ho veduto il tuo viso dopo che ho visto il viso dell'angelo del Signore che ci protegge e che io ho affrontato e vinto, e solo dopo ciò ci sei riconciliato con me. Molto interessante anche questo punto. Allora, cosa vediamo? Allora, Esau risponde: io ho in abbondanza, ok? Dunque, con queste parole, come appunto ci hai letto, visto che era Rashi incluso, Sholem ti ha portato la mamma? Ti ha portato la mamma? Ciao, Lisca. Ok, benissimo. Allora, siamo a pagina 141, ok? Allora, con queste parole Esav dice che ho in abbondanza, riconosce il diritto di Yaakov alle benedizioni. Perché Yaakov lo, perché Esav odiava Yaakov? Perché, sua disonore, precisiamo, gli aveva preso le benedizioni. Adesso qui, nel Bereshit Rabbah, poi lo spiega più ampiamente, che con questa affermazione ho in abbondanza e resti per te quello che è tuo, dunque quello che è tuo è tuo. Hai preso le brachot e sono tue. Dunque accetta il fatto che le brachot sono state prese di diritto da Yaakov. Ma Yaakov risponde: no, 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 accetta per favore il mio regalo, perché è questo che io ho, perché io, dice, ho visto l'angelo di Hashem faccia a faccia, come se avessi visto Hashem. Allora, è giusto e opportuno, ci precisa Rashi, che dice Yaakov a Esav, che tu accetti il mio dono dal momento che io ho veduto la tua faccia. Vedendo la tua faccia, come se avessi visto quella di un angelo, perché ho visto il tuo principe. E devi accettare il dono perché hai consentito a perdonare la mia colpa. Adesso, per quale motivo però Yaakov si pone la domanda a Rashi e riferisce, cioè sottolinea il fatto e gli riferisce che ha visto il suo angelo, quello col quale ha lottato, poi ha vinto e dal quale ha avuto il nuovo nome di Israele. Questo perché, risponde Rashi, perché Esav avesse paura di lui e dicesse: se mio fratello Yaakov ha visto degli angeli e tuttavia è rimasto in vita, io non posso niente contro di lui. E qui c'è un'altra Gemara di Masechet Sotah, che però adesso non abbiamo tempo di vederla nel testo, ma ve la accenno. Masechet Sotah 41b: è simile a un uomo che invitò a pranzo il suo compagno e il secondo capì che quello voleva ucciderlo. Gli disse allora: oh, il sapore del piatto che sto gustando è simile a quello del piatto che ho gustato in casa del re. Al che l'altro si dice: ah, questo conosce il re. E dunque ha avuto paura e non lo uccide. Se questo conosce il re, io non ho interesse di attaccarlo e di ucciderlo, perché sarà il re a volerlo rivendicare. E dunque ecco questo esempio che si riporta nel Talmud Masechet. E così fa Yaakov: io ho visto l'angelo di Hashem, ci ho pure lottato e ho pure vinto. Ok, dunque che così Esav poi dica: ah, non mi conviene to deal with him, come si direbbe in inglese, cioè meglio non avere a che fare con lui, perché se ha visto l'angelo ed è rimasto in vita, meglio non rischiare. E dice: gli angeli dovrebbero portare la morte? No, però essendo così sano, diciamo da un altro mondo, diciamolo pure, e noi limitati, finiti di questo mondo, il fatto di vedere un angelo potrebbe implicare un rischio di morte, perché è come vedere il mondo futuro, capito?
che loro non fanno parte di questo mondo, fanno parte del mondo futuro. Se tu non sei abbastanza santo, sacro, per accogliere la loro santità, la loro entità, che è appunto a un livello, diciamo, supremo di santità, che trascende un po' il nostro livello, ovviamente, umano, e allora c'è questo rischio. E dunque il fatto che sia rimasto vivo, indenne, anzi ha avuto le bracotte, eccetera, vuol dire che sei un bello altissimo e dunque sei protetto e dunque non mi conviene farti del male. Scusa che ti interrompo solo un attimo, che certo. Sholem ti saluta perché è un po' stanco. Sì, tesoro, sei stato fantastico, sei stato. Ma Sholem, adesso però 2 minuti solo ancora, perché fino adesso ho spiegato in italiano, adesso voglio solo leggere i psukim in ebraico e poi ti salutiamo, ok? Questi psukim che ho spiegato, ok? Dunque, tu hai letto il primo pasuk, vero? Quello, il pasuk 6. E adesso io ho letto il 7, adesso faccio 8, 9, 10, 11, ok? Così almeno senti psukim e poi vai a riposarti, tesoro, che non stai bene, lo so, tesoro, sei stato fantastico. Allora, riprendiamo appunto in ebraico, Pasuk Chet, Peregamet Gimel Revi. Vayomer, Milecha kol amachane haze asher pagashti, Vayomer, Limzochen, bene, Adonì. Dunque, perché il tema era il pagashti, con incontrato, che può essere ostile, come vi ho spiegato, perché erano queste schiere di angeli, eccetera. Vayomer Esav, Yeshli Rav, Achi, Yelecha asher la. Che ti rimanga quello che tu, perché ti spetta. Vayomer Yaakov, Anna, imna mazzati chen benecha, ve la carta minchati beyadi, ki al ken raiti fanecha, kirot pne Elohim vatirzen. E qui siamo a Pasuk 11. Bravissimo Sholem, sei stato fantastico. Allora, cosa vediamo nel Pasuk 11? Continuo. Fantastica anche Ronè, accetta, ti prego, il mio omaggio che ti è stato portato appunto in seguito a grandi sforzi, perché Hashem mi è stato favorevole, perché io ho tutto ciò che mi serve. E Yaakov insistette e lui lo accettò. Okay? Dunque, Yaakov dice, Esav dice, ho in abbondanza, come abbiamo visto prima, al Pasuk 9, Pasuk 11 che ho appena letto, Yaakov dice, ho tutto e insiste, ok? Tutto di cui ho bisogno, e dunque questo è anche un segno anche di Racciamai in particolare da parte di Jacob. E passiamo al passo 12, un attimo, ok. Poi Esav disse, mettiamoci in marcia, andiamo insieme, io camminerò con te rallentando se necessario. Jacob gli disse, oh mio signore, sa che i fanciulli sono delicati e che ho su di me la responsabilità di un gregge di animali che stanno allattando. Se i miei uomini li forzassero, affaticandoli anche solo un giorno, tutto il gregge morirebbe. Dunque, che mio signore passi pure davanti al suo servo, andando al passo che vuole, passo gli uomini di una certa età e di una certa forza, e invece io, Yaakov, procederò con calma, secondo il passo imposto dal compito di condurre gli animali che ho davanti a me e secondo l'andatura dei bambini, finché non arriverò e mi incontrerò con mio signore alla nostra destinazione finale di Seir. Adesso vedremo cos'è questa destinazione finale. Leggiamo adesso i psukim sul testo. Dunque, da Pasuk Yud Alef, Kachnait Birfati, Asher Vat Lach, Chi Hanani Elohim, Vechi Yeshlikol. Va Iftzar Bo, va Ikach. Insiste, va Iftzar, e finalmente Esav prende i doni, va Ikach. Al che, Pasuk Yubet, va Yomer, Nis'a Venelecha, Velcha Nelegdecha. Esav gli propone, vado al tuo passo. E al che, però, Jacob risponde, va Yomer Elav. Adoni Yodea, chi è Yeladim Rakim? Veazzon veabakar alotalai, utfakum yamechad vametu kolazzon. Yavorna Adoni lifniavdo, vaani, et nahala leitti, le regela melacha asher lefanai, u le regela Yeladim, ad asher avo el Adoni
Seir. Allora, questo Seir, in realtà, cosa vediamo, come ci precisa Rashi? Allora, prima dunque cosa vediamo nel Rashi 12? Che Esav dice a Yaakov, ti userò questa gentilezza, prolungherò il tempo in cui starò in viaggio, procedendo lentamente come conviene a te. Però, come abbiamo visto, Yaakov rifiuta. E gli dice no, non prolungare, passa alla tua velocità abituale, come precisa Rashi. Io invece con la mia lentezza che mi è solita, dunque secondo le esigenze date dal passo del bestiame che io ho il dovere di condurre e anche secondo il passo che i bambini possono sostenere. Finché arriverò alla destinazione finale di Seir. E Yaakov, dunque parlando così con Esav, cosa dichiara? Dichiara più lungo il suo viaggio di quanto non lo fosse realmente, perché di fatto aveva intenzione di arrivare solo fino a Sukkot. E gli disse, se Esav ha intenzione di farmi del male, aspetterà che io lo raggiunga a Seir. Ecco perché Yaakov di fatto non andrà a Seir. Ma quando, e questo è riportato nel Talmud di Masechet Avodah Zarah 25, quando di fatto si andrà Yaakov a Seir, cioè la sua discendenza, nei giorni quando arriverà Mashiach. Infatti è scritto che dunque saliremo vittoriosi sul monte Zion per governare il monte di Esav. Poi ci sono tantissimi Midrash Agadà a questo proposito. Infatti, cercando, come dicono i nostri saggi, sia nel Bereshit Rabbah che hanno cercato in tutta la Torah, non hanno trovato che Yaakov sia mai andato da Esav al monte Seir. Dunque è possibile che Yaakov, il veritiero, l'Emet, quello che rappresenta la qualità, di l'attributo proprio di Emet, di verità, lo abbia ingannato? Dice no, in effetti non l'abbia ingannato, perché si riferiva al futuro. Quando è che si recherà sia Yaakov a Seir? Nel tempo futuro, come appunto abbiamo visto nel infatti lo riporta nel Rashi, che in Ovadia, per essere precisi, in Ovadia capitolo 1 passuk 21 è proprio riportato questo passuk: saliremo vittoriosi al tempo di Mashiach sul monte di Zion per governare il monte di Seir. Dunque presto Bezrat Hashem questo si avvererà, cioè questa promessa di Yaakov fatta a suo tempo a Esav di arrivare a Seir ci sarà, ma con Mashiach Bezrat Hashem. E dunque concludiamo gli ultimi tre psukim, pardon. Dunque il distacco adesso finalmente dai fratelli, dunque finalmente dopo tutto questo incontro travagliato con tutti questi sentimenti di paura, di abbiamo anche visto purtroppo tutte queste questi inchini da parte di Yaakov, della sua famiglia, e finalmente basta, vado per la mia, per carità. Al che essa disse, ti chiedo di permettere che io lasci a tua disposizione un po' della gente che è con me, no, per aiutarti, per insomma ricambiare anche il dono. Al che Yaakov risponde, perché faresti ciò di cui non ho bisogno? Per me è sufficiente che io possa trovare favore agli occhi del mio Signore. Dunque non chiedo di più. Rimasto solo da tutti i suoi uomini, vi ricordate che all'inizio, quando Yaakov aveva mandato i messaggeri con tutti i doni, che erano degli angeli, era, e cosa li riferiscono? E sta arrivando con 400 uomini armati. Di fatto poi abbiamo visto che è arrivato con 400 uomini armati, e qui però non li vediamo più, perché nel frattempo si sono dileguati. Allora, rimasto solo da tutti i suoi 400 uomini, quel giorno Esav stesso tornò per la sua strada verso Seir, perché è scritto nel passo che vedremo adesso che Esav al singolare torna, ok? Sì. E dove sono, come Esav e tutti gli altri dove sono, appunto, come ci precisa Rashi, si sono dileguati. E Yaakov andò verso Sukkot, dunque non a Seir, ma a Sukkot, appunto, nell'arco di tempo di 18 mesi, che poi Rashi fa tutto il calcolo, costruì una casa per sé e delle capanne per il suo bestiame. Questo è il motivo per cui il nome del posto poi si chiamò Sukkot.
capanni. Leggiamo questi psukim, cioè da 15 a 17 incluso. Allora, da Pasuk Tetvav, Tetzai e Yuzai. Allora, Pasuk Tetvav, Vayomer Esav, Atsigana Imchamina Amasherit. Cioè, questa era la proposta di Esav, e al che risponde Yaakov Vayomer, Lamaze Enzachen Bene Adoni, Vayashov Vayomau Esav le dar cose ira. Dunque, chi torna in quel giorno? Esav da solo, senza tutti gli uomini, vediamo nel Pasuk. Perché appunto si erano diriguati. Ve Yaakov nassa supporta, invece Yaakov va a Sukkot, va Iven Lopai, ul Mikneu assa Sukkot, al Ken Karashe Mamakom Sukkot. Ecco perché poi il posto viene chiamato Sukkot. Adesso questi 400 uomini che si sono dileguati nel frattempo, che l'avevano all'inizio accompagnato e poi l'uno dopo l'altro l'hanno abbandonato, saranno ricompensati. E quando è che questi 400 uomini saranno ricompensati per questo loro atto? Nei giorni di Davide. Infatti, vediamo nel Shmuel Aleph, capitolo 30, passo 17, e interpretato poi dal Midrash Bereshit Rabbah, che è scritto: non sfuggì alcuno di essi se non 400 giovani che montavano sui cammelli e fuggirono. Dunque sono stati risparmiati e sono quelli che in realtà prendono la ricompensa dei 400 che non hanno poi sostenuto, nel senso negativo, perché non, per colpire Yaakov e la sua famiglia. Dunque Yaakov dunque rimane 18 mesi, che come dice Rashi, un'estate, un inverno, un'altra estate, e chiamò questo nome di quel luogo Sukkot Kapanne, che indica il soggiorno di un'estate, che poi noi fino ad oggi conosciamo questo nome nella festa, no, di Sukkot, la festa appunto delle capanne. Il termine dunque Sukkot ripetuto indica il soggiorno di un'altra estate, e questo per quanto riguarda i Rashi di oggi. Dunque abbiamo visto da Pasuk Vav, dunque 6, fino a Pasuk 17 incluso. Volevo dirvi un'altra cosa, un attimo. No, allora in realtà abbiamo ancora, no, scusate, abbiamo ancora 3 Pasuk, perché dipende, no. Sì, dipende da... Ok, abbiamo ancora da 18, pardon, 18 a 20, scusate. Ti saluta, Sciola. Ciao. Fantastico, tesoro. Bravissimo. Grazie mille. Potete essere fieri. È la mamma dentro che non si fa vedere. Sono ammettosa. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Allora, concludiamo con, abbiamo detto da 18, pardon. Allora, concludi, Rossella, puoi leggere? Perché vedo che Rossella è entrata. Rossella non ci deve avvisare quando può leggere, se no non lo sappiamo. Dunque, sì, riprendo, pardon, 143, scusate, da Pasuk 18, sì, da Pasuk 18 a Pasuk 20 incluso. Allora, a questo punto vai René, pur provenendo da Padan Aram. Pur provenendo da Padan Aram e dall'incontro con Labano ed Esau, Giacobbe arrivò integro in tutto alla città di Sechem, che si trova nella terra di Canaan, e si accampò di fronte alla città. Egli acquistò la porzione di campagna dove aveva piantato la sua tenda per 100 monete correnti dai figli di Camot, padre di Sechem. Amor, padre di Sechem. Amor, sì. Lì eresse un altare e a memoria del miracolo della propria salvezza lo chiamò il vero Signore e il Signore di Israele, Giacobbe. Dunque, noi sappiamo che Jacob adesso è reduce di 20 anni
20 anni di lavoro durissimo, proprio anche fisicamente parlando, dallo zio slash suocero Lavan, e ha vissuto in questo luogo appunto di Padanaram, luogo di empi, di Reshaim, ha vissuto con un grandissimo Rasha, che è Lavan, che è l'emblema, Lavan Arami, appunto, come abbiamo spiegato più volte, dunque l'impostore per antonomasia, ha incontrato, ha dovuto prima scappare da Esav, adesso questo incontro con Esav, no? Con tutte le difficoltà annesse, e dunque malgrado i 20 anni di residenza in un luogo di Reshaim, in stretto contatto con l'impostore per antonomasia di Lavan, con l'incontro con Esav, malgrado tutto ciò, Yaakov arriva integro in tutto e per tutto, e come appunto Rashi precisa, in che senso arriva integro? Sia fisicamente, perché è stato guarito dalla famosa lussazione che aveva avuto al nervio sciatico lottando con l'angelo di Esav, integro a livello di ricchezza, perché non gli mancava nulla di tutto quello che aveva donato a suo fratello, malgrado che avesse appunto, come visto prima, dato dei doni di grande valore, e comunque non gli mancava niente anche in ricchezza, e integro nella conoscenza della Torah, malgrado appunto il soggiorno con lo zio impostore Rasha, ma non aveva dimenticato l'insegnamento che aveva ricevuto, e questo è riportato anche nel Talmud di Masechet Shabbat e Tatabi, anche dal Bereshit Rabbah, a proposito del Pasuk in Bereshit 28-21. Quando dice precisa, quando tornò da Padan Aram, e qui abbiamo un esempio, è come dire, è scampato ai denti del leone ed è tornato integro. Dunque anche qui Yaakov arrivò integro da Padanaram, cioè da Lavan, da Esav, eccetera, che durante il viaggio si erano uniti a lui per attaccarlo, perché prima Lavan l'aveva rincorso, vi ricordate, dopo che lui ha lasciato casa senza il suo consenso perché non glielo voleva dare, e dunque lo rincorre, ci avrei potuto farti del male, se non che il tuo Dio si è rivelato a me in sogno, mi ha detto di non poterti fare niente, dunque non posso farti niente, però avrei voluto questo nel caso di Lavan. Poi Esav, non ne parliamo, viene con 400 uomini armati, dunque l'intenzione è ben chiara. Dunque, malgrado tutte le intenzioni così nefaste sia di Lavan che di Esav, di distruggerlo, di ucciderlo e annientarlo, comunque Baruch Hashem è rimasto intatto, grazie e soprattutto alla sua fede in Hashem, alle preghiere che lui ha rivolto ad Hashem, e al fatto che comunque si era preparato anche secondo la natura, cioè alla guerra, eventuale guerra, e con dei doni. E poi dunque c'è questo acquisto dai figli di Hamor, che è padre di Shem, di questa porzione di campagna dove ha piantato la tenda. Dunque, prima di installarsi, non vuole installarsi in un luogo ancora una volta non suo, sentirsi straniero, basta se sentito straniero già per 20 anni appunto, e come dice abbiamo visto nel primo passuk della Parashah, in Lavan Gatti, dunque sono rimasto straniero, e lì dunque erige questo altare in riconoscenza da Hashem per averlo appunto mantenuto integro in fisicamente, in ricchezza e in Irachamai, in Torah, dunque lo aveva salvato. E voilà, adesso volevo dirvi, ok, vabbè, fermiamoci qua e leggiamo solo in ebraico, ovviamente ci si può soffermare ore su ogni pasuk, ma il tempo è quello che abbiamo a disposizione. Vayavo Yaakov shalem ir Shem, pasuk yutchet 18, asher be'eretz kenan, bevo'o mi padan aram, vayichan et pnei, vayiken et chelkat asadeh asher natasham aholo miyad nechamor avishchem, במאה כסיתה. ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. Poi mi vengono a mente delle riflessioni interessanti, ma non abbiamo tempo. Ah! E passiamo al Tania. Allora, prendete il Tania, ragazze.
siamo il 13 del mese di Kislev, dunque Shaname Ubere, siamo a pagina 318. Allora, oggi abbiamo, vedete, pagina 318 e 319. Allora, cercate di seguirmi sul testo in ebraico e poi concludiamo col Tehillim. Ulehavin pirtei halachot della shechichei klal ve'efshar shelo hayu me'olam bimsiut mikol sheken shelo yu le'atid lavo kmo pirtei dinei pigul ve'chayim gavra. Hine, mudat zot שכל איסור שבעולם יש לו שורש ומקור חיים בקליפות, שאם לא כן, לא היה יכול להיות במציאות בעולם בלתי השפעה עליונה. Vabbè, qualcosa mi spiego, questi giorni mi sto solo leggendo. Allora, dice, per capire i dettagli delle halachot, che e ci sono delle halachot che in realtà poi di fatto non esistono nella realtà, cioè non si sono mai applicate, non sono più di tanto applicabili. E allora dice, però si sa che ogni divieto in questo mondo, no, della halakha, ha la sua fonte nelle klipot, perché se non fosse così non potrebbe essere anche nella realtà, ok? Ve'afilu ha-mesalsel be'saro v'kei gavna mekabel chayutu beregazu mechalot ha-klipot, mo shekatuv be'zohar. Ve'ha-lekach גם פרטי איסורים שלא באו לידי מעשה מעולם, בעולם הזה הגשמי, בכל מקום שורשי חיותם הם במציאות, בפועל ממש, בהיכלות הקליפות. וגם הפרטים שיוכל להיות שלא היו ולא יהיו לעולם במציאות, כגון טעות ושגגות שטעה וקרה לתשעי עשירי חולי וחיי גוונה, ולה שייך במזיד להיות קליפה שורש עבודה זרה. ויוכל להיות דחי גוונה אינו במציאות בחלות הקליפות. אגם מהדמור בעל צמח צדק, זכרונו לברכה, נשפטו עדן, נונמד, מה שכתוב, יוכל להיות על מה דלה ברירה להיינו משום שהשגגות באות מנהוגה. כן, יש לומר, דה יש להם שורש בחלות מנהוגה, או לטו ולא צ'מנטה לפרנטיזה. ריפרינדו דל פונטו, מכל מקום, על כל פנים, ישנו במציאות להבדיל בחוכמה הילאה, שנתפשטה בפרט זה למשה רבינו עליו השנה בסיני, כמאמר מה שכל תלמיד ותיק עתיק לחדש חולה, וכל פרטי הבעיות דרבי ירמיה, קרקתו וכולי, פרק ד' דחולים, פרק ד' דחולים. כראתה tutto quello che però anche, questo è un detto conosciuto, che tutto quello che un alunno innova, diciamo, in Alaha molto dopo Moshe Rabbeinu, in realtà è tutto stato dato a Moshe a Sinai. Vi do degli spunti di quello che ho letto, degli assaggi. Kit pashtu chokhma ilaha hi bibkhinat en sof amelubash ba bekol mamash bechol prat alaha ushar nimshach bechokhma ilaha diyasad barta umelubash ba mimena nimshach mutlabesh bibriya yetzira asiya venoda כי ניקת הקליפות מאחוריים בעשר ספירות בקדושה, ובפרט מלובשים בעשר ספירות בבריאה יצירה עשייה, ובפרט יצירה עשייה מרועבים בקליפות כנודע, שניקתם מבחינת הגושים. אולטימה ריגה, דל פונטו, ועל ידי עסק ההלכות בדיבור ומחשבה, אקוויבדו פאג'ינה 319, מתפרטים ומתפרדים מהקדושה. כמו שכתוב בתיקונים, וראיה מהנה, להפרה שחולה והיינו, כנודע ממה שאמרו על שלא בירכו בתורה תחילה חולה, שהוא על ידי המשכת אור אינסוף בחוכמה הילה המלובשת בהם. ובחוכמה התבררו באור אינסוף שבה. והמשכה זו נעשה על ידי דיוקן העליון של האדם העוסק גם כן בהלכות אלו, למעלה בשורשו בנוקבה וזר אנפין דבריה יצירה וסיעה. Vedete, abbiamo tante, nel Tania notate, tantissime abbreviazioni. Ok. Ubeze yuvan chiyuv kol, un'altra abbreviazione, nefesh nun resh nun, nefesh ruach neshama, leashlim kol hatariyad, ve'machshava dibur maase, ma'achdoma, machshava dibur maase, shehen pirtei halachot ve'tzrichot lavo begilgul, leashlim ha'torah bepardes. Shat, remez, trash, sof. כדי לברר כל הבירורים הנוגעות
להם מכל הרפח, שהיא קומת אדם שלמה. תרייג בחינות כלליות ופרטיות, אבל לעתיד לבוא. כשיושלם הבירור, יהיה עסק התורה מבחינת עשה טוב לבד. להעלות הנפש רוח נשמה, מעלה מעלה עד אינסוף, וגם בשסה לא תעשה, בשורשן למעלה, שהן גבורות קדושות, אולם תיקן בחסדים ברמח מצוות עשה, ולכללן יחד. אם כן, התורה כולה נצחית בכללה ובפרטה, שגם פרטי הלכות בשסה לא תעשה, הן הן ענפים מהכללות, ויש לכולם שורש למעלה בהי גוונה, בקדושה, כמו השסה לא תעשה עצמן, שהן למעלה, בחינת הדם המחיה עבר אינדיקן עם גזר הלבי. אלא, עשה עוד שברדו תוספיגר וקוסטו פרק. נו, 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 רמה דווה. Vi ho dato solo due frazzine proprio così per darvi un accenno, ma molto molto spiega concetti molto 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 elevati, appunto a proposito dei rilegandoli a livelli dei mondi e Blinder domani sera poi continuerò a spiegarvi questi concetti, così un giorno potremo veramente studiarlo nel testo e non solo in ebraico. Allora, oggi vai René, cosa abbiamo titolo? Oggi abbiamo 13 di Kislev e si va dal Perek 69 a 71 compreso. Fantastica. Ed eccoci al 69. L'amnatseach al Shoshanim e David. Oshieni Elohim ki vaumayim ad nafesh. Tavati biven metzula ve'en ma'ama. Bati be'ma'ama kemayim ve'shibol shet. יגעתי בקוראי ניחר גרוני קלו, עיניי מייחל לאלוהי. רבו מסערות ראשי, צונאי, חינם עצמו מצפיתי, אויבי שקר אשר לא גזלתי, אז אשיב. אלוהים, אתה ידעת לאיוולתי, ואשמותי ממך לא ניחר. אל יבושו ויקובך, אדוני אלוהים צבאות, אל יקלמו בי מבקשך, אלוהי ישראל, כי עליך נשאתי חרפה, כי סתח לי פניי. מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבנינו, כי קנאת ביתך אכלתי, וחרפות חורפיך נפלו עליי, ואבכה וצום נפשי, ותהי לה חרפות לי, ואתנה לבושי שק, ואהי להם למשל, יסיחו בי יושבי שער, ומגינות שוטי שכר, ואני, תפילתי לך, אדוני, את רצון אלוהים ברוב חסדיך, ענן באמת אישך. הצילני מיתית ועלית באה, ינצלה משונאי ובמעמקי מים. אל תשטפני שיבולת מים, ואל תבלעני מצולה, ואל תאתר עליי באר פיה. ענני אדוני, כי טוב חסדך, כרוב רחמך בני אליי, ואל תסתר פניך מעבדך, כי צר לי, מהר אני. קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני, אתה ידעת חרפתי ובושתי וכלימתי נגדך כל צורריי. חרפה שברה לי ואנושה, ואקווה לנוב ועין, ולמנחמים ולא מצאתי. ויתנו בברותי ראש, ולצמאי ישקוני חומץ. יהי שולחנם לפניהם, לפח ולשלומים למוקש. תחשכנה עיניהם מראות, ומותניהם תמיד המעד. שפוך עליהם זעמך, וחרון אפך ישיגם. תהי תירתם נשמה, בעוליהם עד יושב. כי אתה, אשר הקית רבה רדפו, ואל מכאוב חלליך יספר, תנעבון על עוונם, ואל יבואו בצדקתך. עמחו מספר חיים, ועם צדיקים אל יכתב, ואני, עוני וכואב, ישועתך אלוהים תשגבים, עללה שם אלוהים בשיר ואגדלים בתודה, ותיטב לאדוני מישור פן פר, מקרין מפריס, ראו הנביא משמחו, דורשי אלוהים וכי לבבכם, כי שומע אל אביונים אדוני ואת אסיריו לא בזה. יהללו שמיים וארץ, ימים וכל רומס פעם. כי אלוהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה, וישבו שם וירשוע וזרע עבדה ונחלוע, ואוהבי שמו ישכנו בה. פנולטימו די אוג'י, סטנטה איין. פנולטימו, פנולטימו סטנטו. למנצח לדוד להסכים. אלוהים, להצילני אדוני לעזרתי חושה, יבושו ויחפרו מבקשי נפשי, יסוגו אחור ויקלמו חפצי רעתי, ישובו על עקב בושתם האומרים, חח חח,
יסיסו וישמחו בך כל מבקשך, ויאמרו תמיד יגדל אלוהים אוהבי ישועתך, ואני, עוני ואביון, אלוהים חוש על יזרי ומפלטי אתה, אדוני, אל תאחר. אולטימו דיוג'י, סטנטונו, עין א'. בך אדוני חסיד, על אבוש הנעולה. בצדקתך תצילנו ותפלטני, הטה אלי אוזניך והושיעני. היה לי לצור מעון, לבוא תמיד ציווית להושיעני, כי סלעי ומצודתי אתה. אלוהי פלטני מיד רשע, מכף מעבד וחומץ. כי אתה תקוותי, אדוני אלוהים, נבטחי מנעוריי. עליך נשמחתי מבטן, ממאי מי אתה גוזי, בך תהילתי תמיד. כמופת הייתי לרבים, ואתה מחסי עוז. אם עלפי תהילתך, כל היום תפארתך. אל תשליחי מלעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני. כי אמרו אויבי לי ושומרי נפשי נועצו יחדיו. לאמור, אלוהים עזבו, ריטפו ותפסו, כי אין מציל. אלוהים, אל תרחק ממני, אלוהי לעזרתי פושה, יבושו, איכלו סותני נפשי, יעטו חרפה וכלימה, מבקשי רעתי. ואני, תמיד אייחל והוספתי על כל תהילתך, ויספר צדקתך, כל היום תשועתך, כי לא ידעתי ספורו. אבוא בגבורות, אדוני אלוהים, אזכיר צדקתך לבדך. אלוהים, לימדתני מנעוריי ועד הנה אגיד נפלאותיך, וגם עד זקנה ושיבה אלוהים אל תעזבני, עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך. בצדקתך אלוהים עד מרום, אשר עשית גדולות אלוהים מחמוך, אשר הראיתן צרות רבות ורעות. תשוב תחייני, ומתומות הארץ תשוב תעני. תרב גדולתי ותסוב תנחמין, גם אני עודך וכלי נבל עמיתך אלוהי, אזמרה לך בכינור קדוש ישראל. תרננה שפתי כי אזמרה לך בנפשי אשר פנית, גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, כי בושו, כי חפרו, מבקשי רעת. זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי ועל כל אוהבי, ועל כל מי שבשם ישראל יכונה, ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. Per la malo te stai nai le arim me ai avo esri esri mei madonai o se shamai vaarez ali te la motra glefa ai anun shomrefa inelo yanum velo ishan shomer israel adonai shomrefa adonai tzileka yad yemineka yo mama shemeshlo yakeka ve yarea kbalaira adonai shmorka mikorra ishmoret nafsheka adonai shmotzeteka uoecha meata veadolam. פנטסטיקה. זכות הרבנית הצדקנית הגן עליי ועל כל אוהבי ועל כל מי שבשם ישראל יחומה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות לדוד, שמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששמענו שבטים שבטיה עדות לישראל להודות לשם אדוני, כי שם ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד. שאלו שלום מירושלים, נשליו אוהבייך, כי שלום בחילך שבא ברמנותייך. למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך, אקונקלודו כל היום יום עוד, שגם ימו אינברטיטו לאורדיני, דובה, רבי רקונטה, הנובה דרבי רייץ, כדי שכסובולת סוו פאדרי, דיסה כלחסידות, קמביה צ'וקה איזיסטה, אסקופרה לסנצה די קראטר, e ci spiega come. Dice l'essenza del carattere, in questo caso di un ebreo ovviamente, è al di là di qualunque possibile stima e valutazione, in quanto contiene una parte integrale dell'essenza di Hashem. Al momento che abbiamo una parte di Hashem in noi, dunque è al di là di qualsiasi stima e valutazione, perché l'essenza di Hashem, come sappiamo, è limitata. E dunque anche quella parte dell'essenza di Hashem, che è illimitata, che abbiamo in noi, non può che essere a sua volta illimitata, questa parte di essenza di Hashem. E dall'esempio del tzitzit, no? Che gli angoli del tzitzit sono fatti con lo stesso materiale degli angoli del vestito, ok? Dunque sia il tzitzit che i suoi angoli sono una sola cosa. Anche se la mitzvah no, è negli angoli. L'esistenza dunque dell'anima, conclude, come un'entità, l'esistenza dell'anima, come entità
dell'essenza di Hashem è solo perché Hashem ha creato l'anima per il creato. Dunque la Chassidut, quello, lo scopo della Chassidut è rivelare questa essenza dell'anima. Con queste bellissime parole di Chassidut e di Kabbalah concludiamo la nostra bellissima lezione, bellissima perché siete fantastiche, e vi auguro una bellissima giornata. Domani è festivo in Italia, dunque per le italiane fra noi lo sapete bene, dunque faremo l'orario di domenica, cioè 9:30 e non 9:15, italiane. Intanto vi abbraccio forte, vi auguro una meravigliosa giornata, buoni preparativi per Shabbat, che già dobbiamo avviarci mercoledì, soprattutto per chi come me ha ospiti. E dunque, Bezrat Hashem, buonissima giornata a tutti noi e ogni Ciao a tutte, ciao. Ciao, Francesca. A Sholem ben Sara, ben.